Poracci, si ricomincia anche col quizzettone. Si parte facile facile, eh? Chi di voi sa dirmi di che gioco si tratta? Il primo nei commenti vince la gloria. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube dove si parla di videogiochi anche senza capire come funzionano gli shorts. Tra pensionamenti, reveal avvenuti durante la Gamescom e quel Dokkevii che sembra lanciare un guanto di sfida a Pokémon, ci sono tantissime cose di cui parlare, quindi bando alle ciance. Prima di iniziare però, come al solito, vi ricordo che ci sono mille modi diversi per supportare il mio lavoro. Basta anche un piccolo gesto come lasciare un like per darmi un aiuto incredibile. In descrizione vi lascio tutti i link utili per entrare a far parte dei Poracci e se volete anche per abbonarvi al Patreon, dove potrete finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e vi devo dire che purtroppo l'uscita di Sonic Colors Ultimate è stata posticipata. Ma non del tutto. Eh sì, perché l'attesa remaster del titolo uscito originariamente su Wii nel 2010 rimane fissata per il prossimo 7 settembre, un martedì, ma per i mercati EMEA, ovvero europei, medio orientali e africani, solo in digitale. La versione fisica, sia limited che standard, è stata rimandata a data indefinita a causa di imprevisti problemi logistici, a quanto dichiarato da Sega. Un vero peccato, insomma, anche se a settembre avremo sicuramente titoli da giocare. Voi che farete? Aspetterete la versione fisica o vi tufferete sul digitale? E a proposito di settembre, Nintendo ci ricorda dell'uscita di WarioWare tramite un nuovo trailer che offre una panoramica delle modalità di gioco. Se avete provato la demo, sapete che potenzialmente abbiamo tra le mani un ottimo party game e questo nuovo video non fa che rassicurare l'utenza sull'offerta contenutistica. Sembra esserci anche uno story mode in singolo per sbloccare i personaggi giocabili. Sono tante le modalità multiplayer, sia in locale che online, che il titolo ha da offrire. Insomma, per me ci sono tutti i presupposti per un ritorno in grande stile di Wario. Voi che ne pensate? Un po' differente la situazione con No More Heroes 3 in uscita domani. So per certo che questo titolo passerà inosservato dal grande pubblico. Questo è un po' il destino di tutti i titoli targati Suda 51. Certo, la comunicazione da parte di Nintendo non è proprio incoraggiante. Con il titolo dietro l'angolo mancano ancora informazioni precise sul gioco e l'embargo per le recensioni coinciderà esattamente con l'uscita del titolo sugli scaffali. Non insomma la miglior presentazione di un prodotto. A maggior ragione se intorno a No More Heroes 3 ci sono tantissimi dubbi riguardanti le prestazioni tecniche. Se non altro è stato rilasciato un video dove il mitico Goichi Suda risponde a domande riguardanti il gioco col suo inconfondibile umorismo. Meglio di niente. Ma passiamo alle notizie del giorno. Dopo ben 39 anni di onorato servizio all'interno di Nintendo, Lance Barr ha comunicato il suo pensionamento tramite LinkedIn. Se il nome non vi dice niente, beh, sappiate che stiamo parlando di una delle persone più importanti della Nintendo che conosciamo oggi. Lance Barr ha infatti ricoperto il ruolo di designer e brand director all'interno di Nintendo sin dal 1982. Barr fu il responsabile di alcuni dei più iconici design delle console Nintendo, degli hardware che hanno fatto la storia del videogioco. Senza Barr non avremmo mai avuto la versione occidentale del NES, così come la revisione nordamericana del Super Nintendo. L'impatto che ebbe la prima home console della grande N sul mercato dei videogiochi fu qualcosa di epocale, e se Nintendo Entertainment System riuscì a far breccia nel cuore degli americani, fu grazie soprattutto al design futuristico concepito da Barr. Dopo il crollo del mercato dei videogiochi nel 1983, ormai c'era una forte avversione nei confronti delle console e dei videogames, e una console come il Famicom, giocosa e colorata, non avrebbe mai saputo imporsi in Occidente. Grazie al redesign di Barr, che conferì all'hardware un aspetto molto più serioso e futuristico, in linea con i lettori VHS dell'epoca, Nintendo riuscì a ridare vita a un settore ormai sostanzialmente collassato. Se vi interessa scoprire di più a proposito di questa storia e dell'ascito di Barr, vi invito a recuperare questo video che ho fatto qualche tempo fa sulla storia del NES e del suo lancio negli Stati Uniti. Siamo entrati nel vivo della Gamescom e ci sono state due live parecchio interessanti. Se ci aspettavamo tanto dalla stream di Microsoft, beh,
Purtroppo ci siamo ritrovati di fronte a un evento decisamente sottotono, privo di annunci interessanti e ricco di approfondimenti troppo lunghi. La Opening Night Live, presentata da Jeff Keighley, invece, è stata un successo e nelle 2 ore di stream sono state tantissime le cose presentate. Facciamo un bel riassunto poraccio. Partiamo dal presupposto che con più di 40 annunci è praticamente impossibile ripercorrere in breve tempo tutto quello che è stato mostrato dal buon Jeff, quindi prenderò solo le cose che mi sono sembrate più interessanti. La serata si è aperta alla grande con il reveal del reboot di Saints Row, di cui purtroppo sono stati mostrati pochissimi istanti di gameplay a fronte di un trailer in CGI di oltre 3 minuti. Le buone intenzioni da parte di Volition ci sono tutte e staremo a vedere se saranno in grado di rivivere una serie che per un bel po' di tempo è stata considerata come l'unica valida alternativa, completamente fuori di testa, a GTA. È stato poi il turno di un altro trailer in CGI, questa volta di un progetto tutto nuovo. Gli autori di Firaxis sono al lavoro su un nuovo gioco in stile XCOM ambientato nell'universo degli eroi Marvel, che si intitolerà Midnight Suns. Anche qui tantissimo potenziale, ma aspettiamo di vedere qualcosa di più concreto. Abbiamo poi finalmente una data per Halo Infinite che uscirà l'8 dicembre. Alla fine i ragazzi di 343 Industries sono riusciti a mantenere la promessa di tenere Infinite all'interno del 2021, anche se con qualche perdita importante. Il gioco uscirà infatti senza la modalità forgia e senza la possibilità di giocare in co-op la campagna, feature che verranno aggiunte durante il supporto continuo. E pensare che inizialmente il gioco era previsto per accompagnare il lancio di Serie X. Se oggi ci ritroviamo un gioco non completo e ancora non è stato mostrato nulla del single player, figuratevi cosa potremmo aver avuto 12 mesi fa. Almeno Microsoft si è ricordata di festeggiare il compleanno di Halo e per il 20° anniversario della serie abbiamo sia il controller Elite a tema, sia un bundle personalizzato di Serie X che, indovinate un po', è già rivenduto a prezzi folli dagli scalpers su eBay. Decisamente inversa la direzione presa dai ragazzi di Guerrilla Games, che dopo tanti rumor hanno confermato che Horizon Forbidden West è stato posticipato al 5 febbraio 2022. Come contentino è stato rilasciato un update gratuito che ottimizza Zero Dawn per PS5, ma rimane un grosso dubbio. Sony troverà il modo di tappare un buco colossale nella sua lineup di fine 2021? E comunque, vuoi o non vuoi, ci risiamo. La sfida del GOTY 2022 riproporrà gli stessi nomi del 2017. Sapete a chi mi riferisco, no? Call of Duty Vanguard graficamente promette bene, anche se molti si sono dimostrati insofferenti nei confronti dell'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale. Che vi devo dire, io preferisco un FPS storico a uno futuristico, ma proprio non mi va giù il fatto che hanno messo il parkour con i mattoncini in evidenza. Non ci siamo. Super interessante il gioco delle tartarughe ninja, rimandato anche questo al 2022, che però presenta un nuovo personaggio giocabile, April O'Neil, e anche la possibilità di rianimare gli alleati con della pizza, direi ultra realistico. In ogni caso è bello vedere che Dotemu si stia imponendo come il leader della rinascita dei picchiaduro a scorrimento. Bene così. A proposito di botte di giochi previsti per il 2022, promettono benissimo sia Midnight Fight Express, sviluppato da un'unica persona, e anche l'ormai attesissimo Sifu, che impressiona sempre di più ad ogni nuovo trailer. Un po' deluso invece dalla chiusura con la Director's Cut di Death Stranding, titolo che ho adorato, ma sinceramente mi aspettavo qualcosina in più sia a livello contenutistico, sia per il fatto che il trailer è stato montato da Kojima in persona. Mi aspettavo insomma la One More Thing, ma così non è stato. Poi sono tantissime le cose che avanzano, come Lego Star Wars Skywalker Saga, aggiornamenti per Fall Guys, Splitgate, Blood Hunt, Jurassic Park. A voi cosa vi ha impressionato di più? E prima di chiudere vorrei soffermarmi un attimo sulla sorpresa della serata, quel DOKV che non può non aver colpito in particolare i fan Nintendo. Basta insomma presentare un gioco che promette di incentrarsi sulla cattura di mostriciattoli che coesistono con la civilizzazione che il paragone con Pokémon non può che essere immediato. La grafica di DOKV sembra fuori misura e, sebbene stilisticamente si discosti tantissimo dalle produzioni di Game Freak, il lavoro di Pearl Abyss prende la forma di un open world a dir poco spettacolare, leggermente migliore di quanto visto nell'ultima generazione Pokémon,
ma anche anni luce avanti rispetto a Leggende Pokémon Arceus. Ma a parte che non sappiamo ancora nulla del gioco, se non che all'inizio doveva essere un MMO, ma ora sembra essere stato convertito in un action adventure open world, secondo voi è giusto fare un paragone con i Pokémon? Ha veramente senso dire Game Freak non riuscirebbe mai a tirare fuori un lavoro del genere? Staremo a vedere, eh? Intanto però vi ricordo che il team Perla Abyss ha uno storico tutto sommato non proprio rassicurante. Tra le sue produzioni sono annoverati esperimenti online del calibro di Shadow of Arena e Black Desert. Non è oro tutto quel che luccica. Voi che idea vi siete fatti, poracci di Doke V e dei suoi Doke B? Viva l'originalità, sarebbe come dire poro ovunque. E questo era tutto per oggi, vi aspetto qua sotto nei commenti, vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Mi raccomando, nerdate duro e fate i bravi. Io sono il poro Doke, Michele V. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Se ci aspettavamo tanto dalla stream di Microsoft...